Siamo con Luca Mascarello, mister Cheraschese. Oggi avete aggiunto un altro pezzo al vostro puzzle, a questa grande seconda parte di stagione, a questo sogno che di fatto continua 3-1 al Pancaglieri Castagnole. Insomma, Luca, una partita che si è entrati nel vivo nel secondo tempo, però è stata una bella battaglia calcistica. Sì, devo dire di sì, devo dire, vabbè, sono contento per il risultato, per la prestazione dei ragazzi, perché comunque già anche nel primo tempo insomma, l'abbiamo interpretata nella maniera giusta, come un po' l'avevamo immaginata, non volevamo andare concedere campo a loro perché sono un'ottima squadra che palleggia bene, che ha degli attaccanti veloci, quindi l'idea di partenza era quella di, diciamo, di non lasciare molto spazio dietro e sfruttare magari delle ripartenze o delle situazioni che di solito ci vengono naturali. E quindi il primo tempo è andato via così, insomma, secondo me abbiamo avuto qualche occasione noi, ne hanno avuta una loro forse sul finire del tempo anche abbastanza importante, e poi nel secondo tempo invece insomma, abbiamo fatto due gol, uno vabbè, un po' contestato da loro perché l'assistente effettivamente aveva sbandierato, però l'arbitro ha visto che c'è stato un tocco di uno di loro, quindi siamo andati sul 2-0. Poi il gol del 2-1 ci ha un po' come dire, ci ha rovinato un po' le certezze di quel momento lì, perché eravamo abbastanza padroni della partita e dopo è chiaro, ti devi difendere bene perché l'altra squadra deve assolutamente fare gol e quello l'abbiamo fatto bene. Abbiamo fatto una gran partita, secondo me, dal punto di vista della fase di non possesso. Poi siamo stati bravi a chiuderla in una delle poche ripartenze che del secondo tempo. Io ho seguito la partita da bordo campo, ero in mezzo alle panchine e io ho sentito che dopo il loro 2-1 tu ti sei girato e hai detto ai tuoi ragazzi: aveva una partita in pugno, era già vinta, cioè il 2-1 di fatto ha riacceso una partita che si era incanalata chiaramente sui vostri binari, però la forza vostra è stata anche quella di non mollare, di tenere botta quando loro comunque hanno cercato, come hai detto tu, in tutti i modi e giustamente di provare a riequilibrarla e poi avete infilato il tris. Sì, abbiamo filato il tris perché in quel momento lì chiaramente l'altra squadra, altri giocatori, deve per forza cercare una soluzione per fare gol e quindi tatticamente si era messa così. Sì, mi ha dato fastidio. Effettivamente il gol del 2-1 è nato, ripeto, in un momento dove non stavamo soffrendo granché, stavamo portando la partita dove volevamo che fosse perché avevamo avuto la fortuna e la bravura di andare in doppio vantaggio perché sul primo gol è stato bravo Colaiani a servire una gran palla a Parussa e sul secondo beh, è stata una palla inattiva, come ho detto. E dopo insomma, ero abbastanza, tra virgolette, tranquillo, non sei mai tranquillo, ma poi loro sono stati anche bravi a fare gol di testa, quindi in quel momento lì la partita è cambiata, ma è come giusto che sia, come era cambiata quella di domenica scorsa col Carmagnola, quando nei supplementari loro hanno preso in mano la partita, però devo dire, insomma, anche oggi hanno dimostrato i miei ragazzi di essere, insomma, di avere una personalità, di avere acquisito una mentalità giusta, perché quando c'è da giocare si gioca, ma quando c'è da sacrificarsi, da portare a casa la pagnotta, l'hanno fatto. Senti, un cammino in crescendo il vostro. Avete finito alla grande la regular season, poi insomma questi playoff. Domenica scorsa, comunque, l'impresa di passare ai danni del Carmagnola. Oggi avete stromesso il Pancaglieri Castagnole. Adesso c'è soltanto l'ultimo passo, la finalissima. Adesso vediamo, stavano giocando, non so il risultato, però è chiaro, sarà di nuovo una partita insomma dura. Vediamo, giochiamo contro la vincente del girone D e speriamo di mettere la ciliegina sulla torta a una stagione che secondo me è già stata insomma ottima, non dico strepitosa perché forse ci viene il rammarico che forse potevamo fare qualcosa di più all'inizio, però la stagione secondo me alla fine è stata ottima con un gruppo che ha dimostrato di avere dei valori non al di là del campo, anche fuori, perché anche oggi ha giocato qualcuno che magari perché mancava abbiamo avuto qualche infortunio, quindi anche quelli che sono entrati hanno dimostrato di starci alla grande, quindi questo secondo me è stato un po' il nostro segreto. Ultimissima cosa, adesso che siete in finale, ovviamente andate in finale e ci credete, cioè la Cheraschese adesso ci deve provare, no Luca? Al di là di quello che sarà un eventuale ripescaggio per il fatto che il Chisola, insomma, libera un posto, però adesso ci credete.
Vabbè, certo, tutto quello che si può vincere sul campo bisogna vincerlo, nel senso, andiamo, quando abbiamo finito il campionato ci siamo detti, siamo arrivati secondi, abbiamo fatto un ritorno strepitoso, adesso volevamo dimostrare a noi stessi, non a nessun altro, insomma, solo a noi stessi che comunque si poteva fare, insomma, qualcosa di più, insomma, e quindi queste partite stanno dimostrando che alla fine ce lo siamo pure meritato, ecco. E ora